E oggi siamo con un nuovo video di Horror News per parlare di Smiling X-Corp 3, nuovo capitolo del capo ipnotico che sarebbe dovuto uscire oggi, secondo l'App Store, ma purtroppo no, la data è stata cambiata. Quindi è uscito qualcos'altro, una nuova anteprima gameplay. Ma prima torniamo nel primo capitolo per vedere alcune differenze che tra un po' vedremo nel nuovo teaser ufficiale del capitolo 4. Mentre qua il gioco iniziava con il protagonista che era ipnotizzato da questo schermo. Mamma mia, mi gira la testa guardandolo in questo modo. Ma per fortuna la batteria si scarica e quindi lo schermo si è spento. E ci chiediamo, stavo dormendo? O forse ero ipnotizzato, meglio la seconda. Qualcosa ha spento il computer e meno male. Ora ricordo, il capo mi ha chiesto di installare un nuovo programma sui server, maledetto capo, che non mi paga e mi obbliga a fare queste cose. Sicuramente quel programma ci ha ipnotizzato, e non solo te, anche gli altri. Cercherò di distruggere quel programma e di fuggire da questo studio, ed era questo l'obiettivo. Dove poi ce l'abbiamo fatta per fortuna. Giorno 1, dove qua ci sono 3 giorni, Eric Sani, il nonno barbutone. Allora andiamo, dai, mentre il gioco lagga. Dobbiamo stare attenti perché c'è il capo ipnotico che ci dà la caccia, mentre ho messo l'oscurità per sbaglio. Mentre qua c'era pure la segretaria che rompeva le scatole. Uè capo! Eccolo qui! Che ci dà la caccia! Dove lui camminava in questo modo nei primi 2 capitoli, la bella musica di inseguimento che adesso è stata cambiata nel nuovo gioco in arrivo. Ci dava la caccia correndo, neanche gli fa male la schiena. E noi dovevamo evitarlo, perché se ci prendeva succedeva qualcosa di brutto. Poi qua ci dicono, se trovassi una moneta potrei avere un caffè. Ok, ci mettiamo a bere caffè adesso. Cerchiamo la monetina che c'era anche nella nostra stanza di spawn, ma me la sono dimenticato di prenderla. Dov'è? Eccola qui, una bella moneta. Quindi prendiamo il caffè, mettiamolo nel distributore, la monetina. C'è odore di caffè, voglio quel caffè per me. Quindi adesso verrà il capo. E noi dobbiamo far finta di lavorare. Adesso mi va a fregare il caffè, era mio e lo va a prendere lui. E come ha fatto a sentire l'odore? Ha i superpoteri. Mentre guardate che succede se guardiamo lo schermo, veniamo ipnotizzati. E anche questo, la faccina sorridente, no, no, no. Non dobbiamo mai guardarli. E mentre ha bevuto, sembra che il capo abbia perso qualcosa, grandissimo, super distratto. Dove ha perso un foglietto con un codice. Quindi eccolo qui che possiamo notare, questo distributore di caffè è molto importante, perché ci sarà pure nel nuovo capitolo. E adesso andiamo dal nostro caro capone, che ci cattura. Capo, sono dietro di lei! Salve! Che bei vestiti che aveva, una volta era un essere umano, ma purtroppo adesso è diventato un cyborg. Ma che sta facendo? Sta ballando! Do, prendimi, prendimi! Veloce, veloce! So che ci riesci, non ci riesce più perché non viene. Allora, capo, finalmente, ed eccolo qua che ci ipnotizzava se ci catturava con i suoi superpoteri incredibili. Adesso arriva di nuovo da quest'altra parte, siamo al giorno 2, ne abbiamo 3 giorni a disposizione, come nei giochi dei Keyplarians. Quindi il capo era un essere umano, era velocissimo, bello giovane, e se ci catturava con la sua maschera e gli occhi ci metteva fuori uso. Ipnotizzandoci male. Adesso un'altra volta, così terminiamo questa prima parte di video e andiamo a scoprire il teaser. Vieni qua, capo, mentre la segretaria non fa niente. Allora la facciamo venire subito perché distruggendo la stampante, eccola qui che arriva! Dove ci butta questa sostanza che ci ipnotizza! No! E dai! Ha trapassato i capelli della segretaria, troppo bello! Ok, eccolo qua la scena di Game Over dove i miei compagni mi prendono a calci, ma che Game Over è questo? Ci alleniamo a giocare a calcio, anzi a karate. E belli anche i suoni di sottofondo quando ci colpiscono, troppo fantastico. Eccoci nel video della nuova anteprima di Smiling X-Corp 3, mentre questa è la intro degli sviluppatori Indie Feast, sviluppatori spagnoli come i Keyplarians. E ciao robottino, il rompiscatole, un nemico che c'era anche nei primi 2 capitoli della serie. Tanto iscrivetevi al canale, dice, mi raccomando, altrimenti ve lo mando a casa, che è veramente insopportabile. Attivate pure la campanellina, mentre c'è il glitch, eccolo qua, il logo del gioco, con un'anteprima gameplay. Qui è dove inizia tutto. Bella la musica di sottofondo, divertentissima.
Ah, possiamo anche interagire con una telecamera per vedere che cosa c'è dentro. No, attento! Uè, capo! Ma cosa? Aia! Quindi adesso non ci ipnotizza più, ci dà i pugni. È diventato forzuto, il caro amicone. Adesso torniamo indietro per vedere tutte le novità. Quindi eccoci qua. Però voglio mettere una cosa divertentissima, mettere il video il più lento possibile. Così possiamo capire meglio che succede. Ok, mentre c'è il glitch. Ecco il logo Smiling Xcord 3. Adesso che siamo lenti, allora partiamo in questa bella stanza. Questo sarà lo spawn d'inizio del gioco, dove c'è questo cartello con scritto Smile, con una bella faccina sorridente, perché Smile vuol dire sorridere. E poi ci sono tanti monitor, mentre qui sopra, in questa scrivania, una chiave di colore rosso sta brillando. Quindi magari dovremmo recuperarla. Dove qua gli oggetti si illuminano, si evidenziano gli oggetti che dobbiamo recuperare. Mentre qua ci sono dei monitor numero 3, 7, 9, 4. Sembrerebbero le stanze che ci sono proprio in questa zona, sì. Vedendo meglio sarebbero delle stanze riprese dalla telecamera. Quindi ci troviamo in questa stanza della sicurezza, dove possiamo uscire di fuori. C'era proprio un computer bello vicino a noi, quasi quasi lo vorrei io a casa mia, questo bel computerone qui, guardatelo quanto è bello. Insomma, questa chiave che non abbiamo recuperato, quindi iniziamo a camminare, a passeggiare, dove qua ci sono tante celle oltre a questa porta che non si sa come si aprirà, ma di sicuro risolvendo vari enigmi, andando anche in piani superiori. Qua ci sono le celle, dove qui dentro ci sono anche queste scritte Smile, sorridi, lavora, come abbiamo visto già negli scorsi video in alcune screenshot del gioco. Però noi andiamo verso questa porta. Mentre ci stiamo avvicinando, ecco il protagonista che può interagire con la telecamera. E dopo aver fatto questo, entrarci di dentro. Quindi siamo dentro questa stanza e possiamo vedere che cosa c'è. Questo bellissimo poster con una donna incinta, sembrerebbe, dove c'è scritto il miglior caffè della società, la bevanda migliore per il miglior lavoratore. E qui abbiamo proprio anche un distributore di caffè, dove è molto importante, come abbiamo visto anche nel gioco del capitolo 1, che al capo piace il caffè. Quindi che bisogna fare qua? Prendere un caffè e distrarlo? Poi però succede qualcosa mentre stiamo guidando la telecamera. Guardate, quasi è cerchiato tutto questo strano simbolo ed è apparso anche la mano per interagire. Mentre qui possiamo vedere il protagonista, che in realtà è un cyborg. Quindi lui può entrare dentro le telecamere. E poi possiamo premere questo pulsante che ci farà tornare indietro. Quindi qui dobbiamo premere questo pulsante, sembrerebbe un foglio, non si sa bene che cosa sia. Però all'improvviso possiamo vedere che sta arrivando il capo! No! No, capo! Attento, cyborg protagonista! No! Ed eccolo che arriva! E ci dice, you can they escape! Vuoi scappare? Mentre ci dà un pugno, aia! E ci mette fuori uso. Una cosa strana comunque è che il capo può allungare anche il collo. Ormai è diventato un cyborg, come abbiamo visto anche nel trailer ufficiale, che è stato riportato in vita con i macchinari. E può anche girare il corpo. Guardate qui, veramente elastico. È diventato Elastic Man, possiamo dire. L'uomo elastico. E si può anche allungare. E ci dà poi un pugno. Aia! Peggio di Hulk. E quindi ci mette fuori uso e buonanotte Sony d'oro al caro protagonista. Poi qui posso vedere la sua bella maschera. Stavolta comunque non ci ipnotizza come nei primi due capitoli, ci dà solo un pugno e buonanotte. Anche la sua mano che è diventata tutta metallica. Mentre la possiamo notare che ci sono altre porte oltre a queste trappole pericolosi, le faccine che se le guardiamo ci ipnotizzano. Verso da sotto c'è una porta. Magari potremmo anche andare. E poi c'è anche una recinzione, dove qui si nasconde qualcosa di segreto insieme a tante altre stanze. Adesso però voglio fare una cosa bella: mettere il video in super velocità per renderlo divertente. Quindi andiamo subito da dove ebbe tutto inizio. Ecco, mamma mia, tutto velocissimo, sta andando in 2.0. Siamo diventati flash all'improvviso. Uè, capo! Oh, non ci ho capito niente, che botta. Se andiamo sotto nei commenti scopriamo un annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori che parlano della data di uscita del gioco. Quindi traduciamo, dove qua hanno messo in primo piano che non abbiamo una data di uscita ufficiale, ma forse possiamo dirvi una data precisa la prossima settimana, che stiamo lavorando sodo per ottenere al più presto questo nuovo gioco
Ricordate ragazzi, il 21 è stato richiesto da Apple di impostare una data per consentire il preordine per voi. Quindi è un dato accurato, ma non l'annuncio ufficiale da parte nostra. Quindi, come abbiamo visto, la data di uscita su App Store, che era scritta il 21 ottobre, non era ufficiale ma soltanto provvisoria. Mentre adesso c'è scritto 28 ottobre, se andate su App Store, anche quella è provvisoria, perché non c'è ancora una data di uscita ufficiale di questo gioco. Comunque, Indie Fist hanno annunciato che la prossima settimana forse ci annunceranno la vera data di uscita ufficiale del gioco. Quindi ancora dovremmo aspettare qualche settimana, sicuramente verso novembre uscirà finalmente questo nuovo capitolo di Smiling X-Corp. Poi qua sotto, nei commenti, hanno risposto ad altri, dove dicono che il gioco ancora non è finito, è stato completato l'88%, quindi ancora manca il 12%, allora ci vorrà tante altre settimane prima di completarlo. Quando ci sarà finalmente l'annuncio della data di uscita e tanto altro, vi farò subito il video. Quindi spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione e adesso vi lascio ai saluti. Un grande saluto a Francesco Gamer, Alessandro Tube e Alessio 8bit. Ciao a tutti amici e al prossimo video.